2023 è stato un anno pieno di alti e bassi e pieno di contraddizioni e quindi, come fatto anche l'anno scorso, volevo proporvi qui i miei top e i miei flop. Vediamo un po' com'è andata. Amiche, amici e belle persone in genere, bentornati su Secondo Tava. Io sono Stefania Sperandio, se preferite Tava. Dal 2005 lavoro nell'informazione videoludica, dal 2012 lo faccio su Spazio Games, del quale dal 2020 sono responsabile editoriale. Ormai ho imparato a dirlo proprio velocissimo per chi capitasse in questo canale per la prima volta con questo video. E oggi, su questo canale dove tutte le cose sono secondo me, parlo delle cose che mi piacciono, volevo portare la mia top e flop dell'anno. Ovviamente di questi video ne vedrete tantissimi, abbiamo anche l'articolo su Spazio fatto dal punto di vista di tutta la redazione, e qui voglio portare unicamente i miei top e flop personali. E ho pensato di non farlo in modo banale, nel senso che a mettere nei top Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom è quasi scontato. A questo punto vorrei parlare specificamente di cose che mi hanno colpita molto da vicino, sia per quanto riguarda quelle positive che per quanto riguarda quelle negative. Ovviamente sentitevi completamente liberi di dirmi quali sono state per voi le cose top e le cose flop dell'anno. Parto con il primo top, che visto che siamo su Secondo Tava è quasi banale, una cosa che mi è piaciuta di quest'anno è stato il boom delle piattaforme handheld. Voi sapete che io lo scorso anno ci ho messo 8 mesi a convincermi a comprare Steam Deck, perché mi dicevo sì, però magari sai come sono le macchine fatte da Valve, avevo un po' paura per le precedenti Steam Machine che avevano fatto, un po' per il supporto, un po' per come sarebbero stati ottimizzati i giochi. Poi ho iniziato a rendermi conto che Valve stava prendendo la cosa molto sul serio, ho detto vabbè, buttiamoci e vediamo come va. Vediamo come va, l'avete visto tutti, sono diventata praticamente una patita di questo metodo di gioco, sia questi PC portatili che sembrano delle grosse Nintendo Switch particolarmente potenti, e quest'anno il successo che ha avuto Steam Deck ha portato non solo a un aggiornamento di Steam Deck con Steam Deck OLED, di cui trovate la recensione, ma anche a tentativi diversi. Abbiamo visto quello un po' meno riuscito, secondo me, di Logitech G Cloud, che voleva una macchina per il remote play e per il cloud gaming da Game Pass, soprattutto, ma anche da GeForce Now. Abbiamo visto Asus ROG Ally, che vuole essere un vero e proprio PC Windows in formato handheld. Abbiamo visto Lenovo Legion Go, che fa come ROG Ally, ma ci sposa un po' l'approccio da Nintendo Switch con i controller che si staccano. Abbiamo visto tante altre proposte. Abbiamo visto addirittura Sony un po' confusa, secondo me, non cambio idea su questo, buttarsi sull'idea del remote play con PlayStation Portal. Insomma, giocare con dispositivi che tieni in mano è diventato molto popolare ed è molto sotto i riflettori nel 2023, e questo mi fa contenta perché è un tipo di device che mi piace molto e significa che il mercato continuerà a arricchirsi perché c'è molta concorrenza e tutti cercheranno di proporre la migliore alternativa al pubblico per dire sì, ma quell'altra piattaforma non ha questa caratteristica che da noi è figa e ti serve per giocare. Quindi continueranno a sperimentare e a creare, e per noi che giochiamo in handheld va benissimo. Flop pesantissimo che vi cito invece. Invece, questo credetemi è molto personale, è il fatto di un'industria dei AAA dove i AAA costano sempre di più e sono molto esosi da realizzare, che per questo motivo osa sempre meno, e di conseguenza il mio flop che voglio citare è la sensazione di giocare sempre lo stesso gioco con un nome diverso. Io ve lo dico proprio col cuore in mano, sarà anche una roba di deformazione professionale, ma non ce la faccio più. Non ne posso più degli open world generici dove tu giochi le prime 2 ore e ti rendi conto che è un gioco che hai già giocato 155 volte, solo che una volta si chiamava A, una volta si chiamava B, una volta si chiamava C. È proprio una roba che mi ha sfreddata tantissimo sul fronte dei giochi, quelli della vetrina, no? Le produzioni super pop che devono piacere a tutti. Io quest'anno, se non costretta per lavoro, le ho praticamente evitate come la peste, non ce la posso proprio più fare quando ho tempo libero per giocare per piacere. A mettermi su uno di questi giochi che magari hanno una longevità dalle 20 alle 30 ore in su, dove fai la primaria, fai la secondaria, giri liberamente, c'è l'evento casuale, sono tutti uguali al template che avevano nel 2015, il template ereditato un po' dai tempi di The Witcher 3 con qualcosina scopiazzato da Zelda Breath of the Wild, senza reinventare. È proprio una roba che non ce la posso più fare a giocare. Quest'anno mi è pesato veramente, ma veramente tanto, ma mi è pesato molto, 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 cioè i giochi che continuano a prendere template già collaudati, a dire facciamo una bella atmosfera, ci mettiamo il graficone e la gente è contentissima. Ok, la gente è contentissima, io non ce la posso più fare, sono piena, proprio non ne posso più di questo tipo di produzioni. E quindi ho trovato rifugio in cose molto diverse. A tal proposito, il secondo top che voglio citare è un gioco che mi dispiace che sia stato dimenticato da molti, non da me, è noto
anche non da diversi dei miei colleghi su Spazio, ed è Octopath Traveler 2. Sapete che io sono un amante dei giochi di ruolo a turni, se non lo sapete adesso l'avete scoperto, e quindi quando venne fuori l'idea di Octopath Traveler 2 con quel combat system così figo che mi ricordava il CTB di Final Fantasy X con i turni indicati in alto e tu potevi calcolarti un attimo chi agisce prima, chi dopo per farti la tua strategia, io avevo gli occhi a forma di cuoricino. Amo lo stile grafico HD 2D che rimanda a Final Fantasy VI, amo la colonna sonora fuori di testa per quanto è bella dei due Octopath Traveler, e di questo secondo capitolo ho amato soprattutto come si è riuscito a rimanere sì fedele al combat system fighissimo che con le armi, no, debolezze classiche avevano già sperimentato e molto funzionale che avevamo visto nel primo, ma come sono riusciti a puntellare dove serviva anche dal punto di vista della scrittura, anche dal punto di vista di aggiungere un po' di varietà. È un gioco veramente figo dove continuo a buttarci le ore, continuo a fare allenare i miei personaggi per migliorarli, è proprio una roba da cui non vorrei uscire mai. Quindi se amate i giochi di ruolo a turni e non state cercando il graficone fotorealistico alla Final Fantasy XVI, il graficone non il gioco di ruolo a turni, Octopath Traveler 2 mi è piaciuto veramente tanto. La scrittura è ancora un po' sconnessa, anzi molto sconnessa, tra gli 8 personaggi che si incrociano, però le loro storie singole sono scritte molto meglio di come erano nel gioco precedente, quindi anche da quel punto di vista ci sono stati dei passi in avanti significativi. Il secondo flop che vi cito è uno quasi banale, perché vi faccio il nome della Metal Gear Solid Master Collection. Perché dico questa cosa? Perché se da un lato sono molto contenta che Konami si sia ricordata, no, me la immagino sedersi in una soffitta buia e dire ops, ho qualcosa di spigoloso sotto il sedere, oh cavolo, mi sono seduta su una miniera d'oro super monetizzabile dalla quale posso fare un sacco di soldi e non me ne ero accorta, no? Me l'immagino un po' così, essersi ricordati che forse con Metal Gear ci possiamo fare qualcosa. Però mi hanno dato proprio la sensazione, come vi ho raccontato sia nei video qui sul secondo Ottava sia nella video recensione su Spazio, mi hanno dato la sensazione di essersi fermati proprio a quel punto, cioè di aver detto ok, riprendiamoli, li lanciamo sul mercato per fare soldi, perché sono giochi talmente belli e talmente amati che i soldi li facciamo lo stesso proprio con il minimo sforzo. Adesso da pochi giorni stanno arrivando degli aggiornamenti, dovrebbe arrivare a inizio 2024 anche su console, per adesso è arrivato su Steam, che mettono qualche miglioria, qualche filtro, visto, sono curiosa di testarlo, però questo cofanetto è uscito a ottobre ed è uscito veramente, ma veramente con il minimo sforzo. Cioè, vedere dei difetti così grossolani in quello che è una raccolta che non è venduta neanche a un prezzo estremamente economico è un peccato, perché devi proprio fare la media tra il valore assoluto dei giochi e la pigrizia atroce con cui sono stati riproposti, ed è un peccato, perché sarebbero bastati dei piccoli accorgimenti, anche minimi, ai quali Konami sta pensando adesso, ma sono passati 3 mesi praticamente dal lancio, per attirare anche nuove persone magari a scoprire questa saga, mentre così l'hai fatto in un modo talmente pigro che con quel prezzo siamo più noi appassionati storici che ci siamo buttati per recuperare questo cofanetto. Secondo me non è questo il modo in cui dovresti gestire un franchise così importante per la storia dei videogiochi e per la tua storia, soprattutto in virtù del fatto che vuoi rispolverarlo con un Metal Gear Solid Delta. Contenta che siano tornati gli episodi classici che erano spariti per una negligenza nella gestione delle loro licenze, molto meno contenta di come è stato gestito, che è proprio un vai sul mercato e venditi senza che noi facciamo letteralmente nient'altro. Peccato. Terzo topic che vi cito, su questo cercherò di essere più breve, è stata una piccola scoperta che a me ha incuriosito. Ce ne sono state tante piccole scoperte carine quest'anno. Ci sono stati Cocoon, abbiamo visto i Vemba, abbiamo visto i Planet of Lana, però quello che voglio citare è Dave the Diver, perché quando vidi arrivare delle recensioni così positive per questo gioco dove tu dovevi essere un sub che va a pescare e poi nella sera gestisce il suo sushi bar, io mi domandai ok, come hanno fatto a trovare un incastro per cui questo gioco duri tante ore e continui a rimanere compelling, come si dice, no, tu continui a volerci rimanere dentro e continuare a giocare. Ci ho passato tantissime ore durante l'estate, quando ho fatto la recensione per Spazio, mi pare fosse luglio, e se ve lo siete perso adesso è disponibile non solo su PC ma anche su Nintendo Switch, quindi giocarci in handheld, credetemi, è proprio la morte sua. Io ci giocai tra Steam Deck e ROG Ally, come si scaricava uno passavo all'altra, così vedevo anche come rendeva sulle due piattaforme, e credetemi è un gioco veramente brillante, con una super atmosfera, meglio se ci giocate d'estate per il mood che ha, con una scrittura carina, veramente tante tante buone idee, è stata una delle sorprese che ho gradito di più quest'anno. Non sono molto larga con le valutazioni, vedete che su Spazio invece ho dato una valutazione positiva, a me non basta che sia cute e abbia una singola idea carina per dare il votone, però nel caso di Dave the Diver, che non ha preso un votone, però ha preso un bel voto,
Sono rimasta sorpresa in positivo per la gestione dei ritmi e il modo in cui la maggior parte delle meccaniche che sono state mescolate sono state gestite con maestria. Quindi veramente bravi gli autori di Dave the Diver. Il terzo flop che voglio citare è quello più spinoso, non mi dilungherò troppo perché ne avete già sentito parlare in abbondanza, però ci tenevo che ci fosse, ed è il modo atroce in cui l'industria dei videogiochi comunica a se stessa e ha coscienza di se stessa. Perché se da un lato abbiamo avuto un anno videoludico grandioso, con uscite belle, ma veramente belle, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, ok, per tutti i gusti, per quanti sono i bei giochi che sono arrivati, dietro le quinte, andando proprio dietro le tende del palcoscenico, abbiamo avuto un'industria con un sacco di licenziamenti, con numerosi scandali, con tutte queste storie adesso dei furti, veramente orride, proprio un livello di orrore fuori scala, proprio orrore dal punto di vista dell'ambiente professionale orribile. È un'industria dei videogiochi che è paralizzata da questo punto di vista, che sembra voler mettere la polvere sotto il tappeto, come a dire sì, vabbè, non succede niente se licenziamo tutta sta gente, non succede niente se succedono queste cose, dopotutto l'ambiente di lavoro è sempre stato complicato, il crunch c'è sempre stato, cose del genere, che ha toccato il suo culmine. Sapete che ne ho parlato su Spazio, ne ho parlato anche qui quando ho commentato OD, ha toccato il suo culmine nei The Game Awards, dove di tutte queste cose non si è fatta menzione, l'industria dei videogiochi sembrava l'isola felice dove va tutto bene, dove sono usciti giochi fighi e basta, non è successo nient'altro nel corso dell'anno, però gli autori dei videogiochi sono quelle macchiette che se va bene le facciamo salire sul palco per 30 secondi, perché la maggior parte manco ha avuto modo di salire sul palco, i premi sono stati annunciati con un elenco puntato mostrato in sovraimpressione, perché dobbiamo fare spazio ai grandi divi del cinema che sono carismatici, sono divertenti, mentre i personaggi dell'industria dei videogiochi, insomma, è venuto un uomo, è venuto Sam Lake, non sono niente di che, facciamo parlare l'attore di Hollywood che non c'entra una mazza in questo evento, diamogli spazio perché quelle sono persone veramente fighe, veramente importanti. Proprio un cortocircuito dell'industria dei videogiochi nella gestione del lavoro, nella rappresentazione di sé, che è stato totale e totalmente in contrasto con quanti sono i bei giochi che abbiamo potuto vivere quest'anno. Ma quei giochi che abbiamo potuto vivere quest'anno sono stati possibili perché c'erano quelle persone che facevano quel lavoro, molte delle quali adesso sono a piedi perché sono state cacciate, e molte delle quali non sono nemmeno potute salire a parlare su un palco importante annuale come quello dei The Game Awards, perché dovevamo dare spazio ai VIP veri, ai VIP che vengono dal fratello maggiore dei videogiochi, il cinema, no? Quello di cui tiri la sottana per dire guarda, sto diventando grande, sono importante, vengono i divi del cinema nel mio palco. A noi non ci frega niente dei divi del cinema. Ci interessano le personalità legate ai videogiochi, perché i videogiochi esistono grazie a loro. E questa cosa l'industria se la dimentica troppo, veramente troppo. Ecco, a tal proposito, un quarto top che ho appuntato e che vi voglio spiegare e che ho apprezzato molto, l'esistenza di giochi come Alan Wake 2 dalla scrittura velleitaria. Questo 2023 era iniziato con un video dove parlavo di alcuni grossolani errori narrativi che vedo spesso ciclicamente all'interno dei videogiochi e che spero di non vedere più. Tra questi c'era il fatto di avere questa scrittura per grandi compartimenti stagni, un po' a scimmiottare il cinema, che in alcuni casi riguardava anche le opere di Remedy, basti pensare a Quantum Break, dove addirittura il gioco si interrompeva per farti vedere l'episodio della serie TV, per così dire, che portava avanti la storia, e auspicavo un videogioco sempre più consapevole del valore dell'interazione per raccontare, che sapesse giocare in equilibrio tra realtà e finzione, tra messa in scena e realtà, tra questo piano dell'esistenza e come io mi proietto all'interno del gioco. Questa cosa Alan Wake 2 la fa in modo decisamente grandioso, e io con tutto il cuore, da amante dei giochi story driven, spero che siano sempre di più gli autori che cercheranno di seguire questa via. Di valorizzare la narrazione attraverso l'interazione, di valorizzare la narrazione attraverso il fatto che io sono videogioco e queste cose le posso fare solo io. Ne voglio sempre di più di giochi che fanno così, perché i momenti narrativi più forti che ti rimangono all'interno dei videogiochi sono quelli in cui tu non stavi guardando, ma c'eri anche tu. Non eri testimone, ma eri partecipe. Questa cosa ti porta dentro il videogioco in modo molto più forte. E alcune sperimentazioni che ho visto nel modo in cui è scritto, ad esempio, Alan Wake 2, mi fanno ben sperare da questo punto di vista. Anche i premi che ho ottenuto proprio per la sua narrativa mi fanno sperare da questo punto di vista, perché potrebbero svegliare gli sviluppatori e dire ok, hai visto che con un'opera interattiva guarda che roba puoi raccontare. Un flop invece un po' più easy, un po' più leggero, che volevo citare, che è il quarto, è l'anno di PS5. Allora, io gioco su PlayStation dai tempi della prima generazione di PlayStation, ci ho sempre giocato molto volentieri, non sono una tifosa
della console war, nel senso che, cioè, potete già vedere, no, in effetti non potete vedere, ma qui c'è la PS5, c'è l'Xbox Series X, qui c'è Nintendo Switch, lì c'è un'altra Nintendo Switch, giù ho la Series S, poi ho tutte le piattaforme Android che sapete, cioè io gioco dove mi viene bene a me della piattaforma, non me ne può fregare di meno. Ho tutte le piattaforme per motivi di lavoro, ho tutte le piattaforme anche perché se esce Horizon su PS5 io ci voglio giocare e se esce Starfield su Xbox io ci voglio giocare, quindi mi servono le piattaforme per giocare. Quindi non ho preconcetti relativi alla piattaforma, lo specifico perché su internet è sempre un attimo a dire sì, ma sei di parte perché, ma secondo me non ho nessun tipo di preconcetto. In caso non fosse chiaro già dai video che ho fatto su Spazio dove parlavo dei 3 anni di Series X e dei primi 3 anni di PS5. Quest'anno di PS5, secondo me, che è stato il primo anno dove poi è stata effettivamente disponibile negli scaffali dopo che dal lancio di fine 2020 in poi c'era stato il disastro, purtroppo, delle scorte, dei bagherini, la crisi dei semiconduttori e tutto quello che è successo, è stato molto confuso. Infatti mi viene da pensare che il fatto che Jim Ryan abbia confermato che lascerà la guida dell'ambito PlayStation, a questo punto forse ci fa ben sperare, perché io ho visto veramente una confusione da mani nei capelli. Con confusione intendo che, ok, dal punto di vista dei PlayStation Studios, che producono giochi sempre più costosi, sempre più ambiziosi per essere tecnicamente all'avanguardia, abbiamo visto un Horizon Burning Shores, abbiamo visto Marvel Spider-Man 2 e poi i giochi PlayStation Studios stanno uscendo anche su PC, ok, però il calendario delle uscite è stato gestito così così. Hanno lanciato dei device che mi hanno convinta solo in parte, avete visto già su PlayStation Portal, che sinceramente per il prezzo a cui è proposta mi sembra molto limitante fare in modo che sia solo un mirror della vostra PS5, lo fa bene, sì, nel mio caso sì, però ho visto addirittura che ci sono altre persone alle quali per puro caso l'esperienza non è andata altrettanto bene, quindi anche lì c'è un po' un punto interrogativo. Nel mio caso è stato estremamente piacevole testarla, ma anche altre cose come il rilancio di PlayStation VR 2, che sembrava una roba fuori dal tempo, presa dal 2017 quando sembrava che la VR dovesse diventare chissà che cosa e sparata fuori nel 2023 senza che ci credessero tanto nemmeno loro, tant'è vero che poi quando fanno gli showcase o gli state of play ci sono quei 2 minuti e mezzo contati di PlayStation VR 2, come a dire, piccola pausa, non ve ne andate, torniamo ai giochi seri, parliamo un attimo della VR, ma poi torniamo ai giochi seri, quindi senza nessuna convinzione. Anche DualSense Edge a me ha convinto solo parzialmente, perché è un controller che cerca di piacere sia agli enthusiast che ai pro, con il risultato di essere a metà strada per entrambi, quindi non mi hanno convinto pienamente queste strategie, queste cose che sono arrivate nel 2023 e siamo in una totale nuvola di nebbia per il 2024, perché adesso, a parte The Last of Us versione PS5, che anche quello boh, che deve arrivare a gennaio, bisogna vedere che cosa si piazzerà durante il 2024 come esclusiva PS5, perché è una console che tu vendi sulla base delle esclusive. Questa è la tua strategia commerciale di solito, dire che hai questo gioco bellissimo che hai solo tu affinché la gente si venga a comprare la console. Questa cosa adesso è molto confusa, la strategia dei live service, anche tutta la gestione di Bungie, ma che era stata annunciata nel più recente PlayStation Showcase, potrebbe arenarsi, potrebbero essere di nuovo cambiate le indicazioni anche con l'addio di Jim Ryan, come dicevo, quindi è tutto estremamente confuso al giro di boa della generazione di PS5. Vende come il pane, il nome è fortissimo, si venderebbe anche da sola, però facciamo le cose con ordine, ritroviamo un po' di ordine, ritroviamo un po' di criterio, perché secondo me è stato un 2023 veramente confuso, quello di Sony. L'ultimo top che cito è quello più personale di tutti. Spero che in tanti possiate dire, sai cosa, ho fatto così anch'io? Perché per me il 2023 è stato un anno in cui ho giocato a quello che mi andava di giocare, fregandomene di tutto e tutti. Facendo il mio lavoro, ovviamente tu senti molto fortemente la cosiddetta FOMO, cioè è uscito questo gioco, tu non puoi rimanere indietro, devi sapere tutto, dovresti giocare tutto, dovresti anche rushare in un certo senso i giochi, perché a cavolo è uscito quello, devo giocarlo, sì, ne sta uscendo un altro, io devo conoscere le cose che arrivano per poter discutere sensatamente dei videogiochi, di quello che propongono, di come evolvono, eccetera. Ecco, io quest'anno mi sono detta, ho bisogno di recuperare il giocare per piacere, quindi quando ho un momento di giocare una cosa in più rispetto a quelle che già sto giocando per lavoro, voglio giocare una cosa perché mi piace. Non è quantificabile il bene che mi porta professionalmente, non fa niente, non è monetizzabile in qualche modo il tempo che ci sto spendendo, non fa niente. Ho già giocato 40 ore a Octopath Traveler e ho visto tutto, ma voglio continuare per battere quel boss super segreto che ho trovato e quindi di ore ne faccio altre 50, falle, non fa niente.
Finché il gioco ti sta divertendo, Stefania, fallo. Questo è quello che mi sono detta nel 2023. E mi sono anche detta, che è ancora più importante, se il gioco ha smesso di darti qualcosa, eppure non l'hai finito, sti cazzi. Gioca recuperando il piacere di giocare e non solo il dovere di giocare per via del lavoro che fai. Questa cosa sono riuscita a tenerla alta per tutto il 2023, sono riuscita a portarla avanti, voglio portarla avanti anche per il 2024, perché mi capitava in passato magari di mollare un gioco perché avevo finito la storia ma mi andava ancora di giocarci perché dovevo passare a qualcos'altro, mi capitava di costringermi a giocare a qualcosa che non ho finito però per lavoro mi servirebbe vedere tutto per filo e per segno, perché che ne so, magari devi fare un approfondimento sugli action adventure, non ti può mancare sapere tutto di questo action adventure che stai giocando, non sto parlando di recensioni, occhio che qua si parte subito con le cospirazioni, se no sto parlando di voler conoscere, no, per bagaglio culturale, per bagaglio personale, di costringersi a conoscere anche i minimi dettagli. A volte puoi accettare di avere una conoscenza sommaria per il tuo bagaglio personale, senza fare in modo che l'esperienza di gioco diventi un'esperienza frustrante. In questo 2023 ci sono riuscita di più e sono contenta, perché già quando una cosa diventa la tua professione hai meno piacere a farla, qualsiasi cosa sia, hai meno piacere a farla. Ve lo dico da persona che ad esempio ama scrivere, che quando aveva un contratto di edizione per 3 romanzi molti anni fa, una volta uscito il primo, gli altri 2 sono stati una croce da scrivere proprio perché c'era l'obbligo, il dovere di scriverli entro tot tempo, entro tot cose, eccetera, eccetera. Quindi anche giocare per lavoro, proprio per definizione, non è giocare, perché se non è un'attività volontaria non stai più giocando, non è più ludica, è un impegno. Sono riuscita a rispolverare un po' di più rispetto al passato l'esperienza ludica all'interno di tutti questi impegni. E si collega a questo anche l'ultimo flop che vi voglio citare, perché l'anno scorso mi ricordo che nei top e flop vi avevo parlato di come fosse flop, secondo me, tutto il dibattito intorno ai videogiochi, il livello di tossicità degli amanti stessi dei videogiochi che si raggiunge su piattaforme dove si prova a confrontarsi. Ad esempio l'anno scorso dicevo che mi aveva colpito che se voi davate retta un po' ai dibattiti, era uscito, ogni cosa che era uscita era bruttissima, no? Si litigava su quanto fosse sopravvalutato Elden Ring, sì, ma anche Horizon faceva schifo, sì, ma questi giochi che stanno premiando non sono niente di che, ma questa è la grafica brutta. C'era sempre qualcuno pronto all'arrembaggio a dire sì, tu ti stai godendo quel gioco ma è una schifezza, sei tu che non capisci perché fa tutto schifo, no? Come a voler, non lo so, demolire l'entusiasmo degli altri. Questa cosa che avevo già citato come flop l'anno scorso, se possibile quest'anno è anche peggiorata, perché a fronte di giochi ancora più belli in un certo senso che abbiamo visto in questo 2023, le dicotomie sono diventate ancora più forti, i dibattiti sono diventati ancora più senza senso, e io veramente sono, lo grido proprio qui dal mio spazietto personale, sono ancora più contenta di aver giocato, pensando i cazzi miei, letteralmente, lo dico proprio come l'ho pensato, in quest'anno, perché vedo sia i videogiocatori che gli addetti ai lavori, un sacco di colleghi che passano ore di tutti i giorni a discutere con Tizio e con Caio sui social perché ha detto questo e quest'altro, e devi sempre avere un'opinione su tutto e devi stare sul pezzo e partecipare alla polemica del giorno. È tremendo, ma perché lo fate? Ma veramente vi fa star bene questa cosa? Veramente vi fa sentire, non lo so, che state facendo qualcosa di costruttivo, che vi fa bene, che fa bene al vostro amore per i videogiochi davvero? No, non voglio immaginare quanta sia la vostra fatica nell'avere sempre un'opinione su tutto, anche su quello che non avete giocato, anche su quello che non avete approfondito. È una cosa che ha continuato a scavare questa nel 2023, ma proprio scavare intendo letteralmente, per andare sottoterra. Vedo molto più tempo passato a discutere e litigare sui videogiochi che a giocarci ai videogiochi. È una roba da mani nei capelli per me. Questo è un flop veramente pesantissimo, che mi rende molto più contenta, come dicevo, del top che ho citato. Giocato proprio per gli affari miei, a quello che mi andava di fare. Volevo recuperare Nier Automata perché ce l'avevo nel backlog da 800 anni. Ok, ho 100.000 cose da recuperare che sono attuali e che non ho fatto in tempo a giocare. Pazienza, adesso volevo giocare a Nier Automata. Rallentiamola questa corsa ad avere sempre un'opinione su tutto, su tutte le cose appena uscite, a sembrare sempre documentati, sempre sul pezzo. Ma sul pezzo perché? Ma sul pezzo per chi? Dimostrarsi esperti agli occhi di chi? Fatemi sapere quali sono stati i vostri top e i vostri flop dell'anno, che possono essere, come avete visto, giochi che vi sono piaciuti, atteggiamenti, industrie, sviluppatori, dichiarazioni, quello che volete. Così vediamo un attimino se la vostra esperienza è stata in qualche modo simile alla mia, anche per chi magari non gioca per motivi professionali o comunque per cose legate ad attività professionali. Grazie intanto per aver visto il video fino a qui, io sono Stefania, se preferite Tava ci vediamo presto su Secondo Tava.